Mister Ferrazzoli al suo fianco ha ammesso la superiorità dell'Aquila, confermando che quella di oggi è una partita particolare che mentalmente può valere 6 punti. Sicuramente vincere un derby con l'Avezzano è sempre, per noi aquilani, è sempre una cosa entusiasmante, quindi certamente ci darà qualcosa in più sotto il profilo mentale. Abbiamo battuto una grande squadra, quindi significa che forse se non siamo grandi, però insomma qualcosina di buono abbiamo anche noi. Sotto l'aspetto dei derby ci siamo sentiti in settimana, quello più sentito almeno da parte tua arriverà domenica, lo possiamo dire, sì. Sì, tra l'altro ti confesso che non ci ho vinto mai da Ah. dirigente, da giocatore una volta sì, da dirigente mai, quindi si dice che sia sempre una prima volta, quindi Nel calcio soprattutto, amministratore. esatto, quindi speriamo bene. Il pari all'Angelini, che cosa sta a significare? Che è tutto aperto, come ha confermato mister Ferrazzoli, con 5-6 squadre pronte a battagliare, per il traguardo più importante, oppure è solo un momento, quelle un po' più, certificate, diciamo così, sono già decise anche da quest'estate forse? Guarda, è un campionato, lo diciamo sempre, no? È un campionato difficilissimo, complesso. Anche oggi Chieti-San Benedettese è stata una partita molto difficile perché noi l'abbiamo andata a vedere al nostro collaboratore, ci siamo già sentiti. E Quindi chi ha detto, dobbiamo. Ha detto amministratore? che è Che notizia ha stata una riportato? grande partita, una grande cornice di pubblico. Anche oggi faccio i complimenti alla nostra tifoseria soprattutto, ma anche a quella dell'Avezzano. Abbiamo colorito una grandissima giornata di sport. Siamo contenti di quello che è successo, a Chieti è successo altrettanto, quindi questo dimostra che questo campionato è quasi una Serie C. Anzi, per fascino forse è più bello di una Serie C. Amministratore, in cronaca diretta ho evidenziato un aspetto importante che forse in tanti non hanno mai notato. Quando Cappellacci si è voltato alle sue spalle, ha visto la sua panchina, ha messo dentro 2, 3, 4 elementi di livello clamoroso. Il livello spesso e volentieri non si abbassa, anzi, tende ad alzarsi. Sì, dai, io sono pienamente d'accordo con te, capito? Perché comunque, a prescindere da tutte le chiacchiere che si fanno da bar, questa è una grande squadra. Cioè, noi abbiamo giocatori veri, giocatori importanti, chiaramente dobbiamo migliorare e se possiamo faremo quello che è nelle nostre possibilità, ma anche, come ci siamo detti in settimana, anche l'Inter deve migliorare, quindi è chiaro che dobbiamo migliorare, miglioreremo perché abbiamo la fortuna di avere una proprietà solida, un gruppo di ragazzi eccezionali che tutti i giorni portano soldi, quindi abbiamo tra l'altro anche in settimana appuntamenti importanti per cercare di migliorare la quota sponsorizzazioni e adesioni a quello che stiamo per costruire, quindi ci aggiocheremo e speriamo che domenica sarà un'altra bella giornata di sport come oggi. Di solito dopo una partita del genere, dopo un derby, si festeggia, in altre latitudini ci si butta nel fontanone. Cosa farà l'Aquila 1927 questa sera? Ha organizzato qualcosa, almeno per questa serata, poi da domani testa alla Samba. Non abbiamo organizzato niente, dico ai ragazzi di divertirsi stasera e se mi vengono a raccontare che se sono andati a fare una serata non mi arrabbio. Però da domani testa alla San Benedettese, io personalmente ho già scritto a mia moglie e mia figlia che le porto a cena fuori.